Sì, grazie. Grazie alla Giovanna Cipuzzi per aver organizzato questa iniziativa così importante della Fondazione Premio Napoli. Saluto tutti voi e ovviamente i relatori. Sarò breve perché siamo tanti a parlare. Cerco di portare un po' la mia visione. Io sono abbastanza preoccupato perché ogni qualvolta il liberismo va in crisi da una parte e dall'altra crescono alternative sociali forti, chi ha il potere tende a spostare verso l'autoritarismo e lo stato di polizia. Questo l'abbiamo già vissuto, cito un caso per tutti, Genova, ma ne potrei citare anche altri. Quindi la preoccupazione c'è e vi posso portare un poco la testimonianza di come ho visto nascere il decreto sicurezza, che non per un fatto casuale è andato viaggiando insieme al decreto sull'immigrazione, che presenta altrettanti elementi di grande preoccupazione, però mi soffermo in questo breve saluto e introduzione solo sull'altra parte. Non è stato solo il governo che ha chiesto in qualche modo, cercando di spostare verso una gestione, una visione più autoritaria, tra l'altro facendo un'operazione molto pericolosa, scaricando sui sindaci il tema della sicurezza, cioè dando responsabilità ma non poteri, ma ahimè anche parecchi miei colleghi sindaci, perché ho assistito a riunioni al Viminale in cui, quando venivano chiesti più poteri che in realtà non hanno avuto ma hanno avuto responsabilità, la richiesta era fondata su perché dobbiamo impedire che a Roma ci siano troppi cortei, dimenticandosi che ci sta il diritto di manifestare, dobbiamo impedire che ci siano troppe occupazioni, dove insomma anche i sindaci, accattonaggio, povertà, prostituzione, quindi criminalizzazione delle povertà e criminalizzazione anche di quella fascia della popolazione che addirittura mai dall'elemosina lo fa. Questa è una spinta molto forte. Allora, come possiamo fare utilizzando lo strumento, oltre che della politica, del diritto, ma anche di fare il sindaco? Tu mi hai introdotto come politico, e chiaramente di fare il sindaco è politico, però c'è anche lo strumento del diritto. Allora io dico, proviamo a dare un'interpretazione alternativa al decreto, perché il decreto fa tutta una premessa accattivante, dice la sicurezza è bene comune, la sicurezza è decoro, la sicurezza è qualità della vita, la sicurezza è benessere. Quindi fa un'introduzione quasi rassicurante, poi vai a vedere e scarica, lo chiamo in questi giorni, leggiamo i giornali, c'è chi dice che un altro poco già hanno detto che le responsabilità di chi sono in città sul tema della sicurezza lo diranno sempre di più. Allora, siccome oggi mi hanno fatto una domanda se sarà una Pasqua sicura sul tema della sicurezza, ho detto andate, vi posso dire sul tema del sindaco, per il resto chiedete al prefetto, anche di questo. Io vi posso dire quello che farò del decreto e che sto facendo, cioè sto provando a scrivere delle ordinanze che vanno esattamente nella direzione contraria di chi intende trasformare il nostro paese da paese democratico, se guardiamo la Costituzione repubblicana, a paese che rischia di invece subire una torsione autoritaria molto forte. Alcuni saggi li stiamo vedendo anche in questi tempi. Quindi, siccome io credo che più si costruisce un'alternativa democratica nel nostro paese, più cresce la voglia di reprimere il dissenso e l'alternativa con l'ordine costituito. Allora noi dobbiamo provare, attraverso una parte le lotte politiche, attraverso un'altra parte le lotte sociali, ma anche attraverso il diritto, a provare a dare un'interpretazione alternativa. E noi stiamo provando a fare. Siccome la declinazione è che c'è più sicurezza se noi criminalizziamo i margini, le marginalità sociali, o c'è più sicurezza se noi proviamo a portare più decoro, più qualità, più rigenerazione urbana laddove non c'è, io lo interpreterò in questo secondo modo. Cioè, stiamo studiando e devo dire con consenso dell'avvocatura, che l'avvocatura del Comune di Napoli è un'avvocatura costituzionalmente orientata, con la Giunta e con tutte le nostre strutture, ma vorremmo francamente un sostegno da parte della città più sensibile, perché è una novità assoluta quello di scrivere ordinanze che non sono repressive ma sono rigenerative. Noi abbiamo bisogno del contributo della magistratura più illuminata, dell'avvocatura, dei movimenti sociali, degli intellettuali, dei giornalisti, cioè si apre un processo interessante. E a questo punto sarei curioso poi di vedere quale sarà la reazione del governo, perché siccome Minniti ha detto non vogliamo sindaci scelti, io ho pigliato per buono questa cosa, tra virgolette,
e cercheremo di incaricarli di meraviglia. Nel senso che da Napoli scriveremo delle ordinanze che vanno esattamente nella direzione opposta. Semmai quello di ordinare a chi è titolare di poteri costituiti forti, tra cui poteri finanziari e economici, di portare più sicurezza laddove c'è degrado. Io non voglio anticipare il contenuto delle ordinanze, ma siccome il decreto scade il 20 aprile, aspettiamo la conversione. Noi già abbiamo stilato una bozza di ordinanza che innanzitutto richiama tutti i principi della Costituzione repubblicana. Tutti! Perché noi non possiamo consentire più in questo paese che ci siano leggi ordinarie che vanno in manifesto contrasto con la Costituzione repubblicana. Allora chi è giurista innanzitutto, ma anche chi non lo è, deve riportare la gerarchia delle fonti come azione fondante delle proprie delibere e dei propri atti. Quindi da questo punto di vista mi permetto di dire, e chiudo, che se facciamo un buon lavoro c'è un interesse. Io su questo tema l'ho portato anche nella commissione, sono stato sentito nella delegazione dell'ANCI, nella commissione giustizia e affari costituzionali, e siccome la declinazione era sempre quella di sindaci, ordinanze, ordinanze, repressione, ma repressione di che? Delle marginalità sociali, accostare addirittura il sindaco ai DASPO, cioè questa era un pochino la declinazione. Noi abbiamo provato, dico noi perché è una maturazione collettiva della città, a portare una interpretazione totalmente alternativa. E vi assicuro che un interesse è stato suscitato, perché poi mi hanno scritto parlamentari del Movimento 5 Stelle, parlamentari della sinistra italiana, addirittura in commissione, addirittura come dire, mi hanno fatto molte domande, perché erano curiosi di qual era questa interpretazione alternativa rispetto al decreto legge, quindi, che altrimenti rischia di spostare sul sindaco tutto il tema della responsabilità, dell'insicurezza o della sicurezza all'interno della città. Un altro tema che invece possiamo utilizzare anche di più, che è stato inserito nella legge, io cerco di dare, perché l'aspetto destruenza è evidente, io sono molto critico sulla missione che porta il sindaco a essere nell'immaginario collettivo il depositario dell'idea del sindaco sceriffo. Viene introdotto nel decreto che il sindaco copre esime insieme al prefetto il comitato provinciale dell'ordine e la sicurezza pubblica sulla città metropolitana. Beh, quella è un'altra sede dove io, a me non interessa stare allo stesso tavolo col prefetto o firmare una sorta di ordine del giorno, là può essere la sede dove il sindaco porta le priorità da sottoporre a chi poi è preposto alla prevenzione, che sono prefetto e questore, perché il nostro paese non ci dimentichiamo mai che la prevenzione dei reati e la repressione non sono compiti che attengono alle amministrazioni locali, ma uno è allo Stato attraverso le forze dell'ordine e la prefettura che coordina a livello provinciale, e l'individuazione dei reati e dei magistrati insieme alle forze dell'ordine. Quindi anche qui noi possiamo insieme come città provare a portare delle proposte significative alternative in sede di comitato. Insomma, quello che è importante è che il sindaco attraverso l'ordinanza possa imporre attività di rigenerazione di qualità della vita e quindi incredibilmente provare a portare benessere, qualità della vita e miglioramento delle condizioni ambientali laddove c'è degrado. E lo può fare oggi con l'ordinanza, che un'ordinanza non solo nei casi contingibili e urgenti come era prima, ma un potere accresciuto l'ordinanza che molti, soprattutto sindaci della Lega, ma non solo, è fatto bene a dire centrosinistra, centrodestra, utilizzeranno la direzione, puniamo il cliente che paga la prostituta, puniamo quello che dai soldi ai poveri, diamo più potere per sgomberare, riduciamo i cortei. Questa è l'ordinanza di tipo che hanno già scritto. Noi li stiamo mettendo in difficoltà perché stiamo costruendo, come dire, un'alternativa di interpretazione. Sarà molto, come dire, importante vedere l'interesse intellettuale, politico, sociologico e in generale anche giudiziario che si porrà su tutto questo. Quindi se ci fate avere anche delle vostre interpretazioni, delle vostre idee, perché noi faremo queste, stiamo lavorando su questo, 2-3 ordinanze pilota che metteremo, diciamo, verso fine aprile, che individueranno una serie di aree della nostra città con cui il sindaco dà un'interpretazione completamente diversa, che non è di criminalizzazione, non è di sanzione, perché il diritto, io lo dico spesso, non è solo sanzione, ma può essere espansione di diritti affievoliti, cioè può essere uno strumento in cui tu veramente puoi portare sicurezza
attraverso la riduzione della devianza e della marginalità sociale. Quindi ringrazio la Fondazione Premio Rapo, perché credo che anche nel primo momento in cui si può elaborare tutto questo, e poi stare molto attenti, e veramente chiudo, perché anche io, insomma, questi segnali di una maggiore torsione autoritaria nel nostro paese li leggiamo e li percepiamo. Quindi sempre tenere in mente che i valori costituzionali vanno messi sempre innanzi, e quindi quando c'è un atto amministrativo da parte di qualsiasi autorità o ci sta una legge, proviamo sempre a dargli un'interpretazione costituzionalmente orientata. Gli atti amministrativi si possono disapplicare, lo può fare la magistratura ordinaria quando sono in aperto contrasto con la Costituzione. In alcuni casi si possono fare referendum, impugnare davanti alla Corte Costituzionale, ma un sindaco, per esempio, nell'ambito dei suoi poteri, visto che ci vogliono dare più poteri, ci scaricano responsabilità, ci dicono che se arriva Salvini è colpa del sindaco quello che succede. Bene, a questo punto mi mettete un cenere in mano, avete fatto la legge, noi prenderemo questa legge, la sovvertiremo completamente e noi daremo un'interpretazione che è totalmente costituzionalmente orientata, e sfideremo il governo su un'interpretazione di una norma secondo i valori e i principi della Costituzione. Poi si potrà impugnare per altri versi, come la Corte Costituzionale, ma quello è un tema che non mi appartiene. Io mi trovo scaricato di una responsabilità di prima linea, provo a fare una riduzione del danno e da una difesa provare a passare al contrattato. Grazie.